Ciao, sono Sor Silvia e sabato 25 parteciperò all'Assemblea degli Oratori di Magenta perché credo molto nel cammino insieme, nella forza che viene dal camminare insieme, dal confrontarsi nello stile che Papa Francesco costantemente ci sollecita, che è quello di fondo della sinodalità. Mi piacerebbe che la Chiesa si mettesse sempre più in ascolto di chi opera negli oratori, della comunità educante degli oratori e che aiutasse quindi i vari operatori ad affrontare le grandi sfide di oggi e affrontando queste sfide sentisse una Chiesa in ascolto, una chiesa che possa aiutare gli oratori a trovare l'essenziale, a operare nell'essenziale che di fondo è l'incontro, aiutare i giovani ad incontrare il vero volto di Dio, che è un volto di verità, bellezza e bontà. Nello stesso tempo gli oratori possono contribuire al cammino della chiesa ambrosiana. Innanzitutto mettendosi in ascolto di quelle che sono le linee che la Chiesa ogni anno offre, che anche il nostro Vescovo ci dona, e possa ogni oratorio anche sentirsi parte dell'evangelizzazione della Chiesa ambrosiana, della Chiesa mondiale, non dei semplici attori che camminano da soli, ma che siano ponti della Chiesa.